Impresa Canicattì. La formazione allenata da Pippetto Romano infligge una severa lezione al Dattilo, quella squadra che fino a ieri non aveva conosciuto l'onta della sconfitta. Un Canicattì rafforzato dagli acquisti di Vito Lupo, che è tornato a casa, e dell'attaccante Federico Matera, che con la sua doppietta ha regalato 3 punti preziosi alla società del presidente Angelo Licata, presente ieri sugli spalti. Alle 2 reti di Matera si aggiunge il gol, il primo in 2 anni, da quando cioè milita nel Canicattì, del fantasista Walter Malluzzo. Sua la rete del 2-1 che ha ridato la giusta spinta ai biancorossi, che erano finiti sotto per un gol viziato da un fuorigioco iniziale non rilevato dall'arbitro, dell'ex Agostino De Luca. E nel finale la 3ª rete di Matera, che poco prima aveva sbagliato un gol fatto, una sorta di rigore a porta praticamente sbarrata, ma si è fatto perdonare. Grande prestazione del Canicattì, che dunque riscatta e dimentica la sconfitta pesante della scorsa settimana con la San Cataldese. La cronaca: Canicattì subito in evidenza, trascinato dal mattatore Vito Lupo. Al 5° serve Angelo Carunia, che a botta sicura indirizza la sfera in porta con Jaber superato, ma Fragapane salva con una scivolata con impatto finale sul palo. Ancora Canicattì. Al 12° Tedesco dal limite spara alto. Al 26° gran lavoro di Malluzzo che serve Lupo in rovesciata, debole conclusione. Un minuto più tardi Iezzi lavora bene sulla fascia destra, appoggia per Matera che conclude a sua volta debolmente. Alla mezz'ora il Dattilo opera il primo cambio, fuori Davide Testa, non al meglio della condizione, dentro Barraco. Episodio da Moviola, quello accaduto al 36° quando Angelo Carunia, lanciato a rete, viene sbilanciato in area piccola. Per l'arbitro venuto da Pordenone si può proseguire. Tra le proteste dei canicattinesi e a farne le spese sono Lupo e l'allenatore Romano, ammoniti. Al 39° Iezzi a botta sicura, conclusione alta, primo tempo che finisce in parità senza reti. Inizia la seconda frazione di gioco con la rete dell'ex Agostino De Luca, che su sospetta posizione di offside si lancia verso Prisco, lo dribbla e calcia a porta vuota, palla che supera la linea con il tentativo di salvataggio di Cammareri. Il Canicattì protesta, l'arbitro convalida. De Luca esulta sotto la tribuna dei canicattinesi e si prende tutti gli insulti possibili e immaginabili. Il gol fa svegliare il Canicattì. 2 minuti e si ristabilisce la parità. Carunia serve Matera che con freddezza batte Jaber. Al 18° gran parata di Prisco su conclusione di Barraco. Al 40° fraseggio in aria grande del Dattilo e Malluzzo con un tiro preciso molto angolato la mette dentro. Nei minuti recupero la 3ª rete di Matera che scavalca tutti e mette la palla dentro. Penso che la vittoria sia strameritata per quello che ha espresso la squadra oggi, sia a livello di qualità di gioco ma anche a livello tattico. Abbiamo sempre costretto il Dattilo a stare nella propria metà campo e a fare solamente ripartenze. Avevo detto ai ragazzi che la partita contro la San Cataldese doveva essere solamente un incidente di percorso, perché noi abbiamo qualità importanti e possiamo sicuramente fare bene in questo campionato. Così è stato oggi, grande prestazione, i ragazzi encomiabili sotto tutti gli aspetti e direi che, ripeto ancora una volta, risultato strameritato. Acquisti azzeccati, Lupo ha dato vigore al centrocampo, Matera si è visto insomma davanti, è preciso. Abbiamo preso questi 2 calciatori perché sicuramente ci dovevano dare e ci devono dare una mano, perché sono giocatori che in questo campionato sono abbastanza ferrati, hanno esperienza, portano anche personalità. Si allenano con noi da 1 settimana e si sono inseriti abbastanza bene e oggi hanno fornito veramente, come tutti del resto, una prestazione di alto livello. Complimenti ai ragazzi, ripeto ancora una volta, perché oggi ho visto veramente una grande squadra che ha voluto vincere la partita in qualsiasi momento. Un aspetto tecnico da non sottovalutare: a pochi giocatori a disposizione, i cambi sono stati fatti all'ultimo, naturalmente i ragazzi hanno sofferto per più di 90 minuti. Stiamo lavorando per rinfortire quello che è l'organico perché siamo in 14, oggi proprio 14, alcune volte, certe volte ho detto la distinta, ho detto mamma mia, siamo in pochi, però non è facile in questo momento prendere calciatori da altre squadre perché i calciatori non...
non riescono a liberarsi perché le società li vincolano, gli danno la possibilità. Lavoriamo anche con quello che ho a disposizione, i ragazzi devo dire che sono stati sempre encomiabili sotto l'aspetto del lavoro, hanno messo sempre dedizione e volontà a far bene, perciò sono soddisfatto anche con questi 14 in questo momento. Ecco, questa vittoria di oggi ferma il dattilo dopo tutte quelle partite, quindi imbattuta finora nel campionato di eccellenza, ma favorisce forse chi sta lì per avvicinarsi alla capolista? Ho detto alla mia squadra che forse l'incidente di percorso contro la Sagrada Aldese è perché abbiamo guardato un po' più in là di quello che è il nostro standard, cioè nel senso dobbiamo giocare domenica per domenica, affrontare tutte le gare alla stessa maniera e non guardare mai la classifica. Oggi questo spirito c'è stato, questa volontà c'è stata, perciò guardiamo solamente in casa nostra, a quello che dobbiamo fare, a chi dobbiamo incontrare e le partite che dobbiamo disputare per cercare di centrare l'obiettivo. Non guarderemo sicuramente da domani o da stasera la classifica. Ultima cosa, mister, naturalmente la vittoria fa dimenticare tutto, però ci sono stati molti episodi che altrimenti avrebbero fatto discutere in questa partita. Sì, a cominciare dal gol loro. Sicuramente un gol viziato da un fuorigioco e poi non so se la palla sia entrata o meno, ci ha messo in difficoltà, ci ha fatto perdere un po' il lume della ragione per certi secondi, per dei momenti così, però poi siamo stati bravi e caparbi a raddrizzare subito la partita e poi ancora a crederci che potevamo vincerla e ci siamo riusciti con merito. Mister, il dattilo perde l'imbattibilità qui a Ravanusa con il Canicattì, con un Canicattì che ha messo forse il cuore oltre l'ostacolo. Sì, hanno fatto una grande prestazione, gli facciamo i complimenti, ma lo sapevamo che era un'ottima squadra, dunque poi rinnovata di questi due acquisti. Hanno fatto una bella prestazione, complimenti a loro e noi andiamo avanti per la nostra strada. Domenica abbiamo un'altra partita difficile. Dunque, qualcosa da dire ai suoi, non dico da rimproverare, comunque da far presente alla sua formazione? Sì, ma un po' sottotono, un po' svogliati mentalmente forse, loro non avevano più di noi, avevano avuto più voglia di noi, più cattiveria, e questo secondo me ha fatto la differenza. Testa è stato sostituito al 30° primo tempo. Sì, non stava bene già dall'inizio, nel senso sia lui che Segan avevano un problemino, ha voluto provare, nel riscaldamento mi aveva detto che non sentiva dolore, poi magari ha avuto qualche piccolo risentimento e dunque per non rischiare il campionato è lungo, dunque abbiamo preferito fare questa sostituzione.